la storia proprio di Montemesola. È importante dunque tramandare questa storia ai nostri giovani in modo che resti traccia di quello che è il nostro paese. Adesso passo la parola al nostro scrittore, grazie. Ringrazio, saluto tutti, buonasera. Vito Gasparro non era soltanto un fantasista, un gran lavoratore, una persona eccellente, un amico sincero. Vito Gasparro io lo incontravo tutte le volte che venivo qui a passare un po' di vacanze con la mia famiglia. Avevo la fortuna di avere una casa in campagna dove ci siamo riuniti quasi tutti gli estati finché è stato possibile, con altri musicanti che accompagnavano con Vito. Lui era un mandolinista strepitoso, oltre che un barzellettiere, un fantasista, un attore estemporaneo, uno che non aveva bisogno di un copione per passare una serata. Con una barzelletta tira l'altra poteva benissimo allietare, ma c'era di tutto quelle sere lì. C'era sicuramente la bella compagnia e soprattutto l'allegria, cioè quel senso di star bene con poco, con niente. Non avevamo poi che quattro pezzi di pizza e qualche birra, non è che avevamo grandi cose, cioè non facevamo dei bagordi, ma che bella musica. Con Giovanni Scatigna, Vito Scoppio, con Mimmo Caleandro, con Pisarra, Tonino Pisarra, Scoppio che c'è qui, cioè tutta gente disponibile a dare il meglio di se stessi soltanto per far contenta della gente, che poi eravamo degli estranei.